ottima la traiettoria calciata da Burrai, due giocatori, uno che fa contrasto con il difensore del Cagliari e l'altro completamente dietro che è Bassoli, riesce a colpire praticamente sulla linea di porta quasi. Allora, situazione identica a quella del primo tempo, quando il Pordenone era già passato il vantaggio per la prima volta con Sainz Mazza, era l'ottavo minuto. Colucci anche su questo nuovo vantaggio della sua squadra è rimasto impassibile all'interno della propria area tecnica e schizzata in piedi invece tutta la panchina, dove siedono ovviamente i giocatori di riserva, i dirigenti, i massaggiatori, i sanitari, che sono andati una alla volta ad abbracciare Colucci. Lui è rimasto immobile all'interno della sua